Una volta era tutto più facile. Un uomo sapeva cosa volesse dire essere un uomo. Reagiva davanti alle cose sbagliate. Aveva il diritto di farlo. Anzi, era scontato che lo facesse. Lo stile di vita e i continui confronti in qualche modo preparavano agli inevitabili conflitti, quelli che possono portare al disgregamento o alla morte. Poi è successo qualcosa. Abbiamo oltrepassato la decenza. Gli avvocati sono diventati nostri pastori e ciò che un tempo era comprensibile e lineare si è intorbidito nella burocrazia di ciò che definiamo civilizzazione. Ora non si reagisce più davanti alle cose sbagliate. Si bivacca nei tribunali macinando chilometri di cavilli burocratici. La donna ha chiesto la parità e alla fine l'ha ottenuta, non conquistando tutti i privilegi dell'uomo, ma castrandolo in una sagoma femminile. Non mi importa cosa dite. Questo non è progresso, non è neanche evoluzione. È una malattia e c'è bisogno di qualcuno che capisca qual è la posta in gioco. Qualcuno che possa esporsi come un vero uomo e prendere posizione contro l'ingiustizia di questo mondo.